Ben trovati a tutti voi, un nuovo appuntamento con la nostra Città TV, 7 giorni di notizie dal Comune di Prato, la trasmissione di informazioni e approfondimento a cura dell'ufficio stampa del Comune. A partire dal 1 giugno torna la pedonalizzazione del centro e la concessione gratuita di spazi pubblici a bar e ristoranti, come era stato sperimentato l'anno scorso. Un modo per andare incontro alle esigenze di una categoria fortemente penalizzata dalle chiusure del Covid e per creare più spazio per le persone. Il Comune di Prato rinnova i provvedimenti di concessione gratuita del suolo pubblico a bar e ristoranti e la pedonalizzazione di una parte del centro storico nelle principali strade e piazze dentro le mura dal 1 giugno al 30 settembre, come era stato sperimentato l'anno scorso. La pedonalizzazione è un provvedimento diverso che si aggiunge, ma non sostituisce o solo integra l'occupazione suolo pubblico che viene fornita in maniera più ampia, dando più spazio alle persone che speriamo potranno approfittare di questa maggiore possibilità per recarsi in centro, per viverlo, ricominciare a viverlo. Gli obiettivi sono andare incontro alle esigenze di chi ha subito forti difficoltà a causa delle chiusure imposte dal Covid e dare maggiore spazio ad esercenti ed avventori del centro in modo da non creare assembramenti. La novità è che il rinnovo sarà automatico per coloro che hanno usufruito degli spazi l'anno scorso. Questo tra l'altro sarà possibile grazie a una comunicazione che arriverà direttamente ai titolari di questi esercizi tramite PEC che SOR invierà, nella quale appunto indicherà quali sono le misure che riguardano ogni singolo esercizio pubblico. Le richieste a SORI potranno essere avanzate dagli interessati già da lunedì 26 aprile, senza bollo e senza bisogno di autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni artistici e architettonici. Varrà il principio del silenzio assenso. Se entro 10 giorni non vi è risposta dagli uffici, la richiesta si deve ritenere accolta. A tutti sarà rilasciata una concessione che vale H24 7 giorni su 7, anche per chi aveva autorizzazioni solo in certi giorni o per alcune fasce orarie. Ristoranti, enoteche, bar e pub potranno quindi utilizzare spazi per 90 metri quadrati di suolo pubblico in centro storico e fino a 120 fuori dalle mura antiche, posizionando tavolini, ombrelloni e sedie anche sul lato opposto della strada. Gli orari non possono al momento essere definiti perché dovranno uniformarsi a quelli decisi dal governo a livello nazionale. Basta un clic sull'agenda degli appuntamenti online sul sito web del Comune di Prato per prendere autonomamente il proprio appuntamento per fare la carta d'identità, le pubblicazioni di matrimonio, atti di notorietà e molti altri adempimenti. La procedura è stata molto snellita e semplificata e gli orari dell'anagrafe sono stati ampliati, ovviamente sempre su appuntamento. Il Comune prosegue il suo lavoro di semplificazione e innovazione per i servizi rivolti ai cittadini. Chiaramente è molto utile farlo, specialmente in una fase come questa segnata dalla pandemia, però sono innovazioni destinate a rimanere perché rispecchiano un po' quella che è la visione dei rapporti che c'è e che ci devono essere tra amministrazione comunale e utenza dei vari servizi. Sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico dell'anagrafe centrale, aggiungendo anche il lunedì pomeriggio, e le aperture pomeridiane delle sedi decentrate nord, ovest, est sono state uniformate a quelle della sede centrale. Tutti gli uffici ricevono su appuntamento e per prenotare si può utilizzare il servizio online delle pagine dedicate sul sito web del Comune, oppure mandare una mail a prenotazioneanagrafe@comune.prato.it. Non sarà più necessario eseguire una lunga procedura di registrazione, basterà inserire i propri dati anagrafici, il codice fiscale e si potrà accedere all'agenda online per prendere appuntamento con gli sportelli delle anagrafe. E i cittadini in difficoltà con i percorsi digitalizzati possono segnalare la loro esigenza e saranno richiamati dall'anagrafe. Abbiamo innovato anche il nostro sistema di centralino. Quando si chiama per richiedere delle spiegazioni, si verrà accompagnati da una voce registrata che indicherà quali sono i servizi che si possono risolvere online. Se non ci si riesce per motivi anche di carattere tecnico o pratico, si potrà lasciare una segnalazione e si verrà richiamati da un operatore che accompagnerà passo passo l'utente sul sito oppure fisserà un appuntamento in sede se ci fosse bisogno di avere un appuntamento in presenza. È stato inoltre semplificato il metodo di accesso e gestione della modulistica online, resi più chiari i percorsi sul sito e migliorata la sezione FAQ, in particolare per i cambi di residenza e il rinnovo o il rilascio della carta d'identità, sulla base di quanto segnalato dai cittadini all'URP.
Saranno infine create campagne social con video, post e altro per spiegare i servizi online e come usarli. Il 25 aprile è una festa nazionale, patrimonio di tutta la comunità, che deve essere ricordata, festeggiata e onorata anche ai tempi del Covid. Per questo è stato preparato un programma di iniziative, anche se a distanza. Anche quest'anno l'anniversario della liberazione dal nazifascismo dovrà fare i conti con l'emergenza Covid. L'amministrazione però non rinuncia a ricordare il sacrificio e l'impegno di tantissimi per la costruzione della democrazia. Un 25 aprile all'insegna della cultura. Infatti sui canali social del comune e delle associazioni coinvolte sarà diffuso un video con letture e approfondimenti sul tema della libertà, recitate all'interno dei luoghi simbolo della cultura cittadina e delle istituzioni, che riapriranno le porte per l'occasione. I teatri Metastasio, Politeama, il Palazzo Buonamici della provincia e il Palazzo Pretorio. L'organizzazione è di comune e provincia, ANPI, CGL, CISL, UIL, Museo della Deportazione e Resistenza, ANED, ARCI, Opera Santa Rita, Libera e Legambiente. Oltre a questa iniziativa ci sarà la cerimonia istituzionale alla quale parteciperà il sindaco Matteo Biffoni insieme a una rappresentanza comunale e alle autorità, con la deposizione di una corona di alloro sia al monumento dei caduti in Piazza delle Carceri che alle 26 lapidi e cippi commemorativi presenti nel territorio. E con questo è tutto anche per oggi. Vi ringrazio della vostra attenzione, vi ricordo che la trasmissione è visibile anche sul portale Notizie di Prato e vi do quindi appuntamento alla prossima puntata. Non mancate!